Salve a tutti i nemici e amici di Rome 2 Total War. Siamo qui su Scazzoni di Rome con la campagna Wrath of Sparta di Atene. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato l'altra volta, cioè dalla No, stai calmo, dalla vittoria di Atene, la nostra cara Atene, contro gli Spartani di Delfi. Abbiamo preso il santuario, quindi ora, oltre a fare festini in onore di Dioniso, possiamo anche sbizzarrirci insieme alla Pizia, cioè a quella sacerdotessa che fumava parecchio e diceva cazzate riguardo al futuro della gente. Noi abbiamo Bisanzio, che è il nostro fedelissimo alleato che ha conquistato, vedete, Tebe. Quindi Tebe è ormai caduta e con essa quasi la Lega Beotica rimane poco più che una città che suppongo andranno a conquistare, ma gli dico subito di attaccare, almeno finiscono il lavoro che hanno iniziato, hanno tolto tutti i possedimenti, vedete, ai tebani. Il problema rimane, avendo conquistato Delfi, rimane con Lepanto, che appartiene ancora ai Corinzi. I Corinzi mi sembra abbiano soltanto questo possedimento. E il resto dei problemi provengono principalmente dalla Laconia. Ma la mia intenzione, vedete la freccetta, vedete la magnifica freccetta, dirigermi qui a Corinto, Lepanto, e poi fare. In Grecia oggi c'è un bellissimo ponte che collega quella che oggi è Patrasso da quest'altra parte dove c'è scritto Lega Etolica, con un ponte magnifico. Noi non faremo uso del ponte, non faremo neanche uso del ponte che Serse fece di barche, ma attraverseremo come veri e valorosi uomini a nuoto e arriveremo in Laconia, conquisteremo prima Elea e ci dedicheremo, nel frattempo ci stabiliremo qui nella zona di Olimpia, mentre rifocillandoci prenderemo da Atene delle navi che nell'altra campagna, cioè quella della Lega Beotica, mi sono state consigliate e ritengo che anche in questo caso sia una buona scelta. Quindi prendere delle navi e intanto ovviamente prepararmi magari un altro attacco di. No, Milo qui, amico mio, mi sono sbagliato. Prepararmi magari un attacco da parte dei Corinzi, che gli è rimasta Corinto, giustamente, e degli Spartani, e attaccare via nave la regione o di Sparta o dell'Argolide. Devo stare attento a non prendere Sparta perché magari la relazione diplomatica con tutti gli altri miei amici si deteriorerebbe dal momento che, vedete, ho praticamente tutto il nord a mio favore e l'impero persiano soltanto che mi. Gli sto sulle palle perché si ricordano di quando tirai il calcio in culo a nonno Mardogno nella battaglia di Maratona. Riprendiamo da dove abbiamo interrotto ancora una volta, cioè da Delfi. Delfi abbiamo un insediamento mercantile che è meno uno al cibo. Noi il cibo ce l'abbiamo abbastanza buono, direi di tenerlo. È l'introito, l'ordine pubblico che un po' mi frega, per cui direi di togliere le tasse di provincia per togliere un pochino l'ordine. Per diminuire l'ordine pubblico, dato che comunque vedete l'introito diminuisce e aumenta soltanto di 99 miseri soldi, direi di appunto togliere le tasse. L'ho tolte? Mi ero distratto un attimo, non lo so se l'ho tolte. Vedete, non distraetevi mai, né quando siete alla guida, né tantomeno quando siete a giocare a Rome Total War. Una cazzata potrebbe fregarvi. E una cosa che mi sta preoccupando è la Lega Etolica con quell'esercito dannato lì al nord che gli sto antipatico. Io direi di fare un patto di non aggressione per potermi parare la faccia, il culo, come volete voi dire. È alto 5.000, ma io non darò mai 5.000 soldi a loro. Io direi di dargli un 2.000 che hanno rifiutato perché hanno sentito il profumo di 5.000 soldi. Offriamogli un 3.000, dai. Sì, certo, così a gratis no di certo. Facciamo un patto di aggressione moderato? No. Allora facciamo così. Mettiamo in pratica la teoria sempre di Nono Confucio che dice quando tu non puoi o comunque i tuoi alleati non vogliono i soldi che gli dai e non puoi permetterti di dargli più soldi perché sei un poveraccio, giustifica dicendo non diamo soldi per rinfoltire le armate nemiche, quelle che potrebbero essere le nostre armate nemiche. Nono Confucio insegna. Io direi di lasciare riposare questo esercito che ha combattuto abbastanza valorosamente e direi comunque di rinfoltirlo con un'altra milizia oplitica, perché noi ci dirigeremo a breve a Lepanto. Dobbiamo stare attenti a questa armata eleana
Mi ero scordato di Zante, me l'ho scordato, per cui Zante ha bisogno di cibo ed è la prima cosa che gli daremo, perché i nostri cittadini non possono permettersi di morire di fame. Per migliorare magari l'introito, io costruirei un insediamento mercantile, dato che comunque Zante è interessante, e per difendere la città recluterei una milizia oplitica. Sparta qui si è trincerata nel territorio corinzio, a me va più che bene perché trincerandosi toglie cibo a loro e non tanto a me. Mettiamo una tecnologia, continuiamo come mi è stato suggerito tempo fa nella costruzione del nostro esercito spartano-ateniese con la gerarchia. Tanto l'introito è magnifico. Io ci sono questi persiani qui, non capisco che diavolo vogliano, non possono fare molto. Comunque reclutiamo se abbiamo un soldino in più e mettiamo una diere d'assalto per migliorare la nostra flotta, che mi sono scordato di fare una cosa. A Caristos io voglio costruire un pontile militare di modo da dare avvio alla nostra costruzione della nostra straordinaria, magnifica, immensa flotta. Passiamo il turno. E sono contento che vi sia piaciuta molto queste ultime due, credo, episodi precedenti di Total War in cui ho combattuto principalmente e basta. No, non la voglio. I Macedoni sono veramente allargati qui. Comunque, sono contento che vi sia piaciuto. Quindi, Atene nella morsa della pestilenza ateniese in cui morì il famoso generale Pericle. Ora abbiamo due, ricordiamoci, meno 50 alla ricchezza e meno 10 all'ordine pubblico, interrompi il reintegro e la crescita della provincia. Dato che comunque siamo sotto peste, i nostri alleati qui non ne soffrono, per grazia di Dio. Quindi, una cosa che io direi di fare è l'ordine pubblico lasciamolo così, non intacchiamolo più di tanto. Volevo migliorare a Caristos il pontile militare che mi costa parecchio, ma se noi vogliamo fare una flotta, la flotta ateniese ne avrà bisogno. Quindi sblocca l'arruolamento della diera d'assalto, della triemole da inseguimento e della pentere d'artiglieria leggera. Qui i nostri alleati non so se si stanno dirigendo in calcide. Gli spartani si preparano all'inverno, hanno reclutato due unità di mercenari che non so quanto potranno essere utili. Qui Corcira, attenzione, ha preso Lepanto. You suck, you jackass! È alleata nostra, per cui mi può andare più che bene, mi ha anzi aiutato in quello che sarebbe potuto diventare un po' un problemino. Dobbiamo mantenerci in nord amico, per cui io farò così, non voglio conquistare Sparta, cioè voglio distruggerla, ma voglio fare che siano gli altri miei alleati a conquistare Sparta per me. E come faccio? Vado qui, quando sarà il momento, imposto l'obiettivo di guerra, clicco su Sparta e ci penseranno i miei alleati, mantenendo io la posizione, perché non voglio rompere questo equilibrio fantastico che nel nord della Grecia si è instaurato tra me e Bisanzio. Mi ero scordato che io avevo la Tracia, che era stata un punto fondamentale per la mia crescita. Vediamo se possiamo migliorare con un po' di soldi la nostra economia, che io voglio dargli il boost, cioè un miglioramento, un incremento al massimo possibile. Io toglierei ad Anfipoli questa dannata cittadina che è veramente inutile. Migliorerei l'agricoltura qui è a zero, quindi ecco, migliorerei una fattoria e siamo a posto. Anfipoli siamo a 9. Qui le nostre armate di Bisanzio marciano avanti e indietro come treni Eurostar che vanno da Parigi a Milano. Qui intanto noi abbiamo il nostro Pericle che purtroppo per me me ne ero scordato. E metterei una milizia oplitica. Abbiamo finito i soldi. Ora arriva l'inverno e prevedo un tracollo finanziario. Sovrappopolazione immisia a Mirina. A Mirina hanno bisogno di cibo, per cui mettiamo un bel podere, dato che comunque le isole sono anche interessanti, perché le isole greche hanno un buon territorio su cui costruire una fattoria, comunque un terreno su cui basare la nostra economia agraria. Qui ancora Andro. Ci costruirei un'altra fattoria. Qui andiamo giù, ragazzi, di fattorie, perché dobbiamo mantenere un futuro esercito molto interessante. Abbiamo un'altra sovrappopolazione che me ne stavo dimenticando, è il Dodecaneso, dove c'è il nostro caro beneamato Tucidide. Toglierei, no, qui lascerei la nostra cittadina e metterei un 4 all'ordine pubblico per i servizi sanitari. E un più 2 alla crescita per turno e più 4 al reintegro delle unità. Al prossimo turno la miglioro. Tucidide lasciamolo qui a difendere la cittadina che è più vicina ai persiani di quanto noi possiamo immaginare. Abdera, ok, volevo fare qualcos'altro che è appunto Anfipoli. Speriamo che al prossimo turno possa resistere e non deteriorare in un terreno non
utilizzato. Poi è molto lenta questa campagna, ragazzi. Io mi ricordo quando giocavo a Total War, ad esempio a Rome 2, la campagna originaria, o anche altre campagne, che conquistavo molto più velocemente. Qui invece si va di un lento che sembriamo davvero uno zoppo senza stampelle. Miglioriamo, no, non miglioriamo nulla perché abbiamo bisogno di soldi per resistere durante l'inverno. Qua abbiamo i corinzi che stanno a camperare, ok. Teniamo la postazione, progettiamo durante l'inverno, dato che l'inverno era considerato periodo di riflessioni fredde, cosa fare durante l'estate e la primavera. Io direi di principalmente focalizzarci non tanto sulla Lega Achea, con cui io non sono in guerra. Non so quanto ci converrebbe entrare via mare, perché non abbiamo una flotta. Ecco perché deve entrare in gioco al più presto la nostra futura flotta, ma non possiamo aspettare così tanto. Qui c'è Sparta che ha messo un esercito, appunto quello di prima, che è impossibile passare a meno che non vogliamo combattere. Allora ragazzi, io direi comunque che la Lega Achea è un unico territorio. È un unico territorio, se noi la conquistiamo è un'idea quella di attaccare la Lega Achea. L'Epiro ha attaccato. Allora, un alleato. Non scazziamo. Un alleato è stato attaccato. Quindi entra in guerra a fianco del tuo alleato Bisanzio, ovviamente. Dannato Epiro che attacca così a gratis i miei amici. Poi l'Epiro non so che fine abbia fatto. Comunque, l'altra cosa è migliorare qua Anfipoli, perché sennò al prossimo turno mi diventa un quartieraccio. Qui mi viene fuori. E metterei il cibo. Quindi metterei il foro pubblico, che al prossimo turno mi dà la locanda degli scaricatori di porto, in cui oltre a bestemmiare si mangia anche. Ok, quindi stavo dicendo, dato che purtroppo Patrasso è l'unica città che mi preclude l'entrata. Dove stai andando, amica mia? Mi preclude l'entrata. Te sì, puoi andare di qua, è vero, mi sono sbagliato io. Te devi andare di qua, è un obbligo. Perché non ci vai? Vai, vai. Mi preclude l'entrata. Ah, qui proprio no, devo sbarcare. Mi preclude l'entrata della Laconia, devo purtroppo indirizzarmi e attaccare. Io spero che non siano alleati con grandi, no, con nessuno, sono proprio dimenticati da Dio e possiamo approfittarne. Dobbiamo stare, ricordiamoci, attenti, molto attenti a Termos, no, che non vuol dire Termosifone, ma proprio una città. Personaggio, ancora Tucidide ha un'abilità non assegnata, questo continua a mangiare sulle mie spalle, a migliorare la sua panza. Io direi di migliorargli la sempre ordine pubblico, perfetto. Questo episodio sarà un episodio in cui non penso ci saranno grandi battaglie, per compensare un po' gli episodi precedenti in cui ci sono stati prevalentemente battaglie. Qui vedrete soltanto, credo, una gestione abbastanza più diretta della mappa e della campagna. Questa anche qui battaglia molto importante. Sparta ha attaccato Tebe. Sparta attacca Tebe e io, per difendere i miei amici, devo correre in loro aiuto, quindi non ci penso due volte, rischio magari un attacco repentino dei Termosifoni qui, ma devo resistere per un semplice motivo, perché se Sparta conquista Tebe, conquista un punto nevralgico nel centro proprio del nostro territorio, ci circonda a momenti, quindi non possiamo permettercelo. Il nostro introito continua a calare sempre di più, dannato inverno, quando ti decidi a passare, non possiamo fare nulla, reclutare non se ne parla. Posso migliorare un po' qualcosa, e saranno le isole stavolta, non tanto la Tracia c'ha zero di cibo, allora miglioriamo qualcosa, miglioriamo Ainos che ha l'etichetta del pesce, quindi ci farei un bel porto peschericcio che aumenta l'introito e il commercio. Quindi mandiamo il nostro esercito in aiuto. Quell'esercito spartano dobbiamo ucciderlo. Avveleniamoli così che magari non potranno scappare. È riuscito con gli ultimi miei spiccioli. Eccolo, eccolo qui. Ve lo dicevo ragazzi, bastardi. La Lega Etolica è entrata contro Bisanzio, io entro in alleanza di Bisanzio e hanno conquistato subito Lamia. Si sono espansi subito. Qui se Bisanzio non riconsidera le proprie priorità si vede fregato tutto il territorio. Dunque rimangio come sempre, come se non fosse mai successo, d'altronde, le mie priorità. Mi rettifico quanto detto e mi concentro adesso sulla Lega Etolica maledetta che ha cercato di dare filo da torcere alla nostra alleanza. Ok, abbiamo reclutato, mancano due turni prima del pontile militare, direi di non costruire ancora nulla. Ci sono i persiani qui che ci stanno insultando dall'altra parte delle loro navi, qualche
ci stanno insultando le mamme in persiano. Noi purtroppo il persiano non lo capiamo e quindi noi ridiamo pensando alla loro lingua incomprensibile. Non miglioriamo nulla perché non abbiamo soldi, però direi che in complesso rispetto al passato la nostra situazione è decisamente migliore. Gli ateniesi, io voglio capire, la Lega Etolica è in guerra soltanto con me, Atene e la Lega Ionica. Io direi di I chiedere am alla eager to divina hear your Macedonia embassy. di entrare in guerra dalla parte Inspired, as nostra. it undoubtedly Partecipa alla guerra con la Lega Etolica, che è Athena has moderata. blessed you with the Se wisdom magari to gli speak diamo un well. aiuto She has economico. blessed me. In Tra honor, alleati I ci si cannot aiuta, accept stronzi. your. Hanno rifiutato, non vogliono. La Lega Tessala, allora. Proviamo la Lega Greetings, Tessala, che friend. deve entrare in nostro aiuto, Greetings. dato che Will you have forse gli wine? interesserebbe avere questo Fine territorio. olives? Partecipa alla guerra con la Lega Etolica, che è bassa, quindi loro hanno già altre guerre di cui preoccuparsi, a quanto pare. Noi siamo anche in guerra con You l'Epiro, have my attention. ricordiamocelo. Ma io spero che nel frattempo loro non si dirigano a Delfi, che è sguarnita, ragazzi. Ci fregano Delfi questi al prossimo turno, è deciso. Che non so quanti eserciti hanno di qua, comunque era un rischio che ho messo in preventivo. No, non me l'hanno conquistata. Però gli Spartani attaccano e quante unità perdo se accidenti. I nostri amici ne risentono e io devo purtroppo attaccare, devo combatterla questa battaglia, perché se no Bisanzio cade se declino un attacco e dall'altra parte se non dovessi giocarla risoluzione automatica vinco, ma perdo troppi uomini. Io questo esercito non posso permettermi di perdere troppi uomini perché devo subito rimandarlo indietro contro la Lega Etolica. Quindi direi di combatterla. Combattiamo la battaglia sul campo. Questa anche qui battaglia molto importante. Ne va delle sorti dei nostri amici, che non voglio che muoiano, poverini. Anche se paiono molto dei contadinozzi rispetto al potente esercito spartano ben addestrato. Diamo un'occhiata da dove arriverà il nostro esercito. Arriverà qui da destra. Quindi direi di aspettare la nostra entrata in battaglia. Io direi: ma cosa state facendo, pazzi? Perché gli andate subito addosso? Perché non aspettate il mio arrivo? Accidenti, se vanno subito all'attacco finiranno di vivere. No, 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 ragazzi, state calmi. Noi arriveremo da qui. Però non corriamo perché non possiamo permetterci di terminare la nostra, insomma, di arrivare fiaccati, il che non ci garantirebbe vittoria, insomma. Velocizziamo perché questo esercito è molto lento a entrare. Dobbiamo utilizzare la cavalleria al meglio, perché io amo utilizzare la cavalleria al meglio. Blocchiamo un attimo, mandiamo due qui, poi li sistemo meglio, non vi preoccupate. E due qua, per essere pronti a cerchiare. Cavalleria, la teniamo tutta da un lato qui. Schermagliatore, qui. Ora, tanto sicuramente si sposteranno, quindi cosa fanno? Cosa fate, brutti pazzi? Cosa diavolo fate? Beh, se devono morire, speriamo che facciano il lavoro sporco e mi facciano fuori i mercenari. Non tanti mercenari, mi sono sbagliato, i giavellottisti. Il nemico sta attaccando i nostri alleati. Lo vedo che sta attaccando i nostri alleati, il nemico. Aspetta, 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 qui, fermi, 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 camminate, camminate. No, aiutiamo con la cavalleria. Cavalleria deve aiutare. Dobbiamo entrare in battaglia con la cavalleria, ragazzi. Accidenti, questi non li ho visti. Uccidiamo questi giavellottisti, che se no. No, sono amici loro, scusate. Cioè, sono amici miei. Qui stanno correndo come dei pazzi, stanno cercando di intercettarmi. Fermi un attimo, intanto vediamo di instaurare una battaglia, una schermagliata contro questi primi spartani distaccati dal loro esercito. Schermagliatori, teniamoli qui. Quest'altro, uno schermagliatore direttamente. Questi perché stanno fermi? I mercenari proprio per antonomasia non hanno voglia di lavorare perché sono mercenari, appunto, e si vede infatti, stanno lì fermi a girarsi i pollici. Dai, cavalieri, cavalieri senza braccia, senza gambe e senza paura. Aiutate i vostri amici. Per colpa di questi dannati ci toccherà perdere molte vite. Fermi, tornate indietro, retromarche. Cavalieri, proteggete i vostri amici giavellottisti. Cuneo, impedite un accerchiamento nemico. Scusate se, come sempre, il lag è pauroso. Ma abbiamo una notevole quantità di eserciti. Facciamo correre l'esercito, non è momento di gingillarci. Bene, questo esercito spartano, questa cavalleria cittadina si sta ritirando. Dobbiamo limitare le perdite da ambo le parti. Ok, abbiamo fiaccato questi dannati cavalieri spartani. Andiamo di qua. Dobbiamo proteggere i nostri uomini, amici. Occhio, 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 non incappate nella fanteria nemica. Scappate voi uomini, voi che potete. Ok, ora bersagliate. Ok, basta, via. Qui i nostri bisanzioti le stanno subendo.
hanno fatto una tattica penosa. Non che io sia un grande generale, ma non mi sarei mai azzardato in inferiorità numerica ad attaccare così avventatamente il nemico. Ok, questi spartani si stanno ritirando. Voi date manforte a questi giavellottisti, sparategli. Cavalieri dell'ordine templare, girate di qua, fate un'altra manovra a U. Dov'è il resto dell'esercito? Perché voi state fermi? Voi dovete accerchiare gli spartani. Voi dovete andare così. Ok, siamo entrati in battaglia. Voi dove andate? Andate qui. Voi giratevi qui. Mercenari, attenti a questa cavalleria dannata che vi vuole accerchiare. No, 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 no. Correte. Accidenti, dove andate? Chiudeteli intanto. Massacrateli tutti. Ok, andate qui. Finite loro. Cuneo, incuneatevi. Finite questa cavalleria schermagliatrice. Ok, questi sono finiti. Sparategli addosso. Ok, la cavalleria sta facendo il suo lavoro. Giavellottisti, entrate qui. Generale, dov'è il generale? Perché state qui fermi? Entrate in battaglia. Entrate in battaglia. I nostri uomini non ne avranno ancora per molto. Voi, ok, qui sono fiancati. Accerchiamoli. Da una parte i nostri bisanzioti, dall'altra parte noi. La cavalleria sta facendo il lavoro sporco da dietro. No, 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 fermi, fermi. Qua c'è l'esercito pesante. Qui, mandiamoli via. Mandiamoli via i nostri uomini. Ok, no, 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 stanno crollando, dannazione. Noi dobbiamo andare a rinfoltire le file amiche. Generale, fermo, perché così ti vai a incappare nel mischione. Giavellottisti, avanzate qui. Prendete le lati. Voi invece attaccateli qui da dietro. Cavalieri, state attenti. Voi vi servo qui, mi servite qui però, purtroppo ora. Sparate a loro, sparate a loro. Voi sparate a loro. Generale. Ok, perfetto, andiamo a rinfoltire le file amiche. Con questo esercito rinfoltiamo tutto da destra. Il nostro generale invece lo mandiamo qui a sinistra, per un semplice motivo: perché è l'unità più forte. E se lo mandiamo a sinistra, dove mi sembra che il fronte stia per a momenti cedere, perché ci hanno mandato solo dei miseri giavellottisti. Cavalleria, sfiancate questo esercito spartano, che è attaccato da un lato, ma se lo attacchiamo dall'altro crollerà ancora di più. Perfetto, giavellottisti così. Quanti spartani, quanti. Dobbiamo perdere il minor numero possibile di uomini, ragazzi. Benissimo, gli spartani stanno andando a casa. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Non ancora, amico mio, non ancora, amico mio barbuto. È il momento di accerchiarli con l'esercito pesante. Lo so che generalmente si dovrebbe accerchiare magari con quello più leggero, perché... ma in questo momento la situazione è al contrario. Cioè, noi abbiamo il resto dei nostri uomini da tutt'altra parte. Mandiamo questi giavellottisti qui. Generale, corri. Corri, generale, ti do un secondo fiato a magari gli alleati vicini che ne hanno bisogno. Bene, hanno intrapreso lo scontro i nostri amici. Rinfoltiamo, abbiamo rinfoltito qui a sinistra. Guardate quanti uomini ci sono. C'è un lag che farebbe paura persino alla NASA con i suoi super computer. Corriamo, corriamo. Giavellottisti, andate qui. Dobbiamo accerchiarli, dobbiamo fare... quanto amo le manovre di accerchiamento. Dobbiamo fare una manovra a granchio, accerchiare da tutti i lati e distruggerli definitivamente. Rinfoltiamo questa fila che mi sembra abbastanza... ci sia un buco qui nel mezzo, quindi usiamo i nostri traci mercenari per far desistere il nemico. Ok, generale, non... ecco qui, attacca qui, frontalmente. Il nostro generale deve attaccare frontalmente. I giavellottisti danno supporto. È il momento di far paura al nemico. Perché vi fermate e continuate. Aiutate i vostri amici con questo ritmo di battaglia. Attaccate al fianco. Giavellottisti. Bene. La manovra l'ho fatta, è stata un po' lunga, un po' complicata, perché questi stupidi di Bisanzio hanno subito attaccato senza aspettarmi. Ma alla fine sono riuscito un po' a chiuderli. Il nostro generale è sotto attacco. Lo so, ce l'ho mandato, vedrai. È stata un po' lunga la manovra, però è riuscita. So che magari è stata una battaglia scontata fin dall'inizio, quindi per questo motivo avresti potuto avere meno voglia di guardarla, però alla fine l'ho fatto per il bene dei miei alleati. E qui stanno piano piano cadendo come mosche. Spariamo a loro. Ok, si stanno ritirando tutti. Velocizziamo per finire. Non diamo speranza a questo esercito spartano di sopravvivere, perché almeno abbiamo una Sparta ancora più indebolita. Una delle nostre, che difficilmente si riprenderà. Trasilio, che si sta parando con lo scudo alto, ma evidentemente gli servirà ben poco, dato che è l'ultimo rimasto sopravvissuto. Continuano a pressare finché non cederà.
dovrebbe cedere a momenti. Io non capisco perché ancora non si azzarda a cedere. Chi è il mio generale? Il mio generale è il famoso e grande Assioco. Assioco, il dominatore spartano, che è riuscito a finire la minaccia spartana in Beozia. La vittoria è tua. Ora puoi scegliere se terminare la battaglia o dare la caccia ai nemici in fuga. Io direi di finirli definitivamente finché il nostro caro generale, che qui è una marea di scudi, non si capisce dove diavolo possa essere. Finiamo Trasilio una volta per tutte. Vittoria decisiva. Allora, noi abbiamo persi... Perché 2343 perdite noi? Perché sono le perdite dei nostri amici? Com'è possibile così tante perdite? Ah no, scusate, sono spartani quelli. Allora, noi ne abbiamo perse 211, perfetto, quello che mi... cioè cavalleria per lo più. Ne abbiamo uccisi 1318, più dei nostri amici schierati di Bisanzio, che ne avevano quasi quanto noi, 2500, ma ne hanno persi 650. Gli spartani definitivamente hanno perso quasi tutto l'esercito, a meno che il loro, credo sia il generale questo, se no comunque un'unità d'élite. Ma i loro perieci, le loro unità di fanteria e cavalleria e giavellottisti sono stati definitivamente annientati. Una mossa abbastanza... importante questa, che ci permette di riequilibrare la nostra presenza in Beozia e di assicurarla soprattutto. Per un'altra notte io direi di schiavizzare i prigionieri, che ci aiuta con l'ordine, non con l'ordine pubblico ma con l'economia. Io direi che un'altra notte tranquilla quelli di Bisanzio possono dormirla. Guardate qui gli stronzi della Lega Etolica, è il momento di fargli capire chi è che comanda. Non gli permetterò di avanzare ancora nei territori del mio amico, questi bastardi. Mandiamogli una fornitura di veleno pronta, spedita con Amazon, che non funziona. Io direi di fargli l'assalto e direi di finirli. Questa volta facciamo una modalità protezione, perdo abbastanza uomini ma la minaccia è sconfitta, è andata a quel paese. Non abbiamo perso più, cioè, eccessivamente tutti questi uomini. E abbiamo per giunta anche Opus, ecco cos'è. Quindi abbiamo anche la possibilità di riprenderci quello che Bisanzio in buona fede ci aveva tolto. Quindi abbiamo anche modo di riequilibrare ancora di più la nostra presenza in Beozia. Io direi di lasciare un attimo a svernare il nostro esercito per la primavera. La nostra spia che era qui imbarcata la facciamo risbarcare e teniamoci pronti a un attacco di Lamia, ma non penso che ci saranno problemi. Tebe è ancora in mano loro, quello che mi serve, perché se avessi conquistato Tebe, infatti Sparta, se avesse conquistato Tebe poi sarebbe stato compito mio riprenderla e non tanto di Bisanzio, il cui esercito sarebbe stato finito. Se avessi preso Tebe, ecco, finita l'amicizia con tutti i popoli greci. Quindi da una parte è un bene. Vediamo se posso passare magari questo turno definitivamente con qualche soldo. No, direi che al prossimo turno abbiamo il pontile militare pronto e bello. Atene, abbiamo il nostro esercito di Laches. Direi come ultima cosa di migliorare un po' l'esercito di Pericle, dato che è primavera. Perfetto, abbiamo 86 soldini e qui concludiamo con la nostra Atene, che si sta ingrandendo piano piano sempre di più insieme a Bisanzio. Adesso la nostra Lega Etolica è nemico principale. Vi aspetto alla prossima puntata di Atene. Vi ringrazio per l'attenzione come sempre, vi ringrazio per i commenti che mettete ogni volta e che diciamo mi risollevano in morale, un po' come fa il generale con la sua abilità. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi, mettete un like e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Ciao a tutti.